Una bella occasione, una bella iniziativa organizzata da due persone famose, due giocatori importanti. È una bella iniziativa per Roma e per il nostro ospedale. E poi è bello che abbiano pensato al bambino Gesù come partner di qualità, di eccellenza, dei campioni che si rimettono in gioco e che quindi valorizzano anche il lavoro di altri campioni, dei medici, degli infermieri che aiutano i ragazzi a giocare le loro partite. E poi è molto importante il fatto che questa iniziativa durerà diversi anni e potrà affiancare questa realizzazione dell'Istituto dei Tumori e dei Trapianti, che è il progetto che noi abbiamo proposto come finalità di questa bella occasione. Porto con il bambino Gesù, penso che partivo da quando ero giovane, perciò ho voluto sempre fare questa piccola dimostrazione d'affetto per questi bambini che sono meno fortunati di noi, e avendo avuto sempre la possibilità di potergli dare un contributo, una mano, un sorriso, una visita così veloce, vederli contenti, sorridere, vederli cambiare la faccia. Questo penso che per ogni persona è una cosa gratificante, una cosa che ti fa stare bene dentro con te stesso. Sono da 20 anni, non so neanche io quanto, sono nel consiglio dell'Associazione Bambino Gesù, per cui sono felice e orgoglioso che c'è questa sinergia che si chiude, la generosità non solo d'animo ma anche dei gesti, spesso nascosti e silenziosi di Francesco nei confronti di questo meraviglioso ospedale dove recentemente si sono festeggiati 150 anni e il coronamento di un bellissimo percorso che parte da aspetti sportivi, aspetti sociali, aspetti umanitari. Sono felice che il CONI ha dato il patrocinio e soprattutto si giochi in un luogo per antonomasia dedicato allo sport, non solo italiano.